L'aria insieme ai compagni va Bonavita, traiettoria centrale con Iliev, dopo un rimpallo l'Inter è avanti al 23esimo con l'uomo della provvidenza Nikola Iliev, primo gol in 4 partite in Youth League per il giocatore bulgaro. Qui Carboni 1-2, poi il tocco dentro molto bello per Grigar, azione meravigliosa dell'Inter, 2-0, meraviglioso. Tutto di prima, naturalmente si passa sempre dai piedi di Valentin Carboni, poi diciamo che l'azione si sviluppa da sé, doppietta per Iliev, però veramente molto bella questa giocata, ricorda in parte come finalizzazione quello che abbiamo visto in campionato nell'ultima vittoria della Roma contro il Milan al Vismara. Hasek, battuta centrale che con Fontana Rosa sfortunatissimo riporta in partita il Pilsen, autorete di Fontana Rosa, era uno dei migliori del primo tempo, arriva qui il gol, c'è la possibilità per Pelamatti che con il mancino riconsegna il pallone centralmente per la tripletta di Iliev, è la giornata, è il periodo di Nikola Iliev che mima anche con la mano, insomma, il gesto di essere particolarmente determinante nel uccidere le partite. Vediamo un po', Pelamatti, sì, buona la giocata, elegante per Grigar che innesca Iliev, attenzione, area di rigore, Iliev, poker di Nikola Iliev, adesso sì, partita si può dire in ghiaccio per l'Inter, 4 gol in 4 partite, tutti però oggi in Youth League. Palla che arriva nel cuore dell'area, stabile per un attimo, poi il gol da parte di Dabani all'85esimo, rientra in partita teoricamente il Pilsen, ancora una volta però giocata estemporanea con un pallone colpito.